Dottoressa, basandosi sulla sua esperienza processuale nel corso del suo intervento, lei ha evidenziato l'importanza dell'ascolto del minore come una fase di cruciale importanza dal punto di vista processuale. Sicuramente la fase dell'ascolto del minore è un momento fondamentale, proprio perché attraverso la narrazione del minore, che non deve essere contaminata da domande suggestive o da altre forme di condizionamento, devono venire fuori gli elementi più importanti che ci consentano di sviluppare le indagini, e quindi proprio l'ascolto del minore deve essere fatto con grande professionalità, specializzazione, e tutti i soggetti che intervengono nella fase dell'ascolto del minore devono essere persone veramente specializzate. Ecco, l'apparato normativo, per come si è evoluto recentemente, ritiene che offra degli strumenti, diciamo, utili per perseguire queste situazioni da risvolti chiaramente drammatici? Sicuramente abbiamo una buona normativa. E proprio per quanto riguarda l'ascolto del minore viene previsto che deve essere presente l'esperto, che l'audizione del minore va videoregistrata, in modo che poi nel momento della discovery si offrono tutti gli elementi, anche gli elementi non verbali, le reazioni emotive, anche i silenzi del minore, che sono sicuramente molto importanti per valutare la situazione concreta. Ecco, facendo riferimento al territorio catanese, lei ha accennato alla presenza di un gruppo di lavoro in procura sui casi di violenza di genere. Sicuramente in procura è da 20 anni circa che esiste il gruppo di lavoro specializzato, è composto da magistrati veramente preparati, da magistrati specializzati che trattano questa materia con grande professionalità, attenzione e sensibilità.